La lettera di un uomo che vive un dramma privato è a un tratto una domanda universale. Che succede nel cuore dell'uomo? All'Angelus del 1 gennaio, quando la Chiesa riflette sul tema della pace, è questa domanda che Papa Francesco ha suggerito alla folla immensa che lo seguiva da Piazza San Pietro e dalla TV, assieme alla proposta di quello stesso uomo: è ora di fermarsi. Da ogni angolo della terra, oggi i credenti elevano la preghiera per chiedere al Signore il dono della pace e la capacità di portarla in ogni ambiente. In questo primo giorno dell'anno, il Signore ci aiuti a incamminarci tutti con più decisione sulle vie della giustizia e della pace. Incominciamo a casa, Giustizia e pace a casa, fra noi. Si incomincia a casa e poi si va avanti, a tutta l'umanità. Pace domestica, che su scala mondiale vuol dire pace ovunque, ma solo se, ha ripetuto Papa Francesco rifacendosi al messaggio scritto per l'occasione, gli uomini capiranno che per essere in pace devono considerarsi fratelli e che questa fraternità nasce dalla convinzione che siamo tutti figli dell'unico Padre Celeste, che facciamo parte della stessa famiglia umana e condividiamo un comune destino. Da qui deriva per ciascuno la responsabilità di operare affinché il mondo diventi una comunità di fratelli che si rispettano, si accettano nelle loro diversità e si prendono cura uno degli altri. Siamo chiamati anche a renderci conto delle violenze e delle ingiustizie presenti in tante parti del mondo e che non possono lasciarci indifferenti e immobili. C'è bisogno dell'impegno di tutti per costruire una società veramente più giusta e solidale. In precedenza, nella messa solenne in San Pietro, Papa Francesco aveva affidato il grido di pace delle popolazioni in guerra a Maria, celebrata ogni primo dell'anno come madre di Dio e dunque madre dell'uomo. Maria diventa madre dell'umanità, riaffermato il Papa, perché ha percorso le stesse strade frequentate da noi, a volte difficili e oscure, fino a udire dal Figlio stesso, appeso alla croce, le parole con cui la affida a Giovanni e quindi a ogni uomo: ecco tua madre. Queste parole hanno il valore di un testamento e danno al mondo una madre. Da quel momento la madre di Dio è diventata anche madre nostra. A lei affidiamo il nostro itinerario di fede, i desideri del nostro cuore, le nostre necessità, i bisogni del mondo intero, specialmente la fame e la sete di giustizia, di pace e di Dio.